È la terza edizione con un calendario molto ricco, circa 300 eventi che si spalmeranno in un periodo compreso appunto da oggi, momento in cui lanciamo l'iniziativa, fino al metà settembre inoltrato, coinvolgendo le piazze della nostra città e le location più significative, quelle storiche, quella della tradizione, dai teatri al Teatro San Sebastiano. Un appuntamento molto variegato come al solito, con una pluralità di temi che verranno trattati, dalla musica al teatro, alla danza, eventi culturali, eventi sportivi, animazioni per ragazzi, insomma una cosa molto ricca, un calendario molto importante per chi rimarrà a Mantova e per chi vorrà venire a visitare la nostra città. Posso ricordare insomma quelli di competenza del mio assessorato, che iniziano il 30 con questo grande concerto in Piazza Sordello. Saranno presenti Paolo Belli, Malika Iane, Luca Carboni, gli Stadio e tanti altri protagonisti della musica italiana. Il 6 di luglio ci sarà la prima Notte Bianca e il 2 di settembre abbiamo la Serata con le Stelle, dove avremo i migliori e più famosi cuochi italiani e tedeschi che saranno a Mantova per degustare i nostri prodotti tipici. E naturalmente il 21 di settembre, seconda Notte Bianca, e in concomitanza il Trofeo Nuvolari. E dal primo al 6 di luglio ci sarà il torneo di tennis open alla Canottieri, che è uno dei tornei più importanti che ci sono nella nostra provincia. Sicuramente l'iniziativa che in ambito mostre è quella che rappresenta un po' il clou del cartellone, una mostra dedicata al tema di amore psiche nel palazzo in cui il tema di amore psiche è stato trattato in maniera straordinaria da Giulio Romano, tanto che nessun altro palazzo al mondo può vantare di un ciclo pittorico così esaustivo sul tema. È una mostra che all'interno di un cartellone molto variegato di eventi legati alla musica, gli eventi legati al teatro di Burattini, piuttosto che alla letteratura, all'enogastronomia, alla musica anche pop, non soltanto quella classica, fa sì che l'estate a Mantova diventa una sorta di mosaico pieno di tessere molto diverse le une dalle altre, ma che tutte insieme compongono veramente un territorio. E la cosa che mi preme sottolineare di questo grande cartellone è che si è trattato veramente di un momento di condivisione tra le istituzioni cittadine, i singoli, le singole associazioni e la città stessa. Quindi, come dire, un evento che non si poteva non pensare collettivamente e collegialmente, tanto più in un momento di difficoltà come questo, che mi pare sia stato superato in maniera egregia.